So, uh, good morning, everyone. Thanks for being here. Uh, my name is uh, Alessandro Vento. I'm managing director at uh, Dshare. Uh, we named this event uh, Content is a Matter of Technology and also content. Uh, and of course, that's a provocation. But in the meantime, it is exactly what happens uh, every day and uh, every time. Uh, it is a matter of technology while you write your stories. Using a, a digital platform. It is a matter of technology when you distribute your content uh, to the audience, uh, and the Facebook uh, algorithm uh, decides uh, on behalf of you when and how showing your, your post uh, to users. So I would like to I would express my gratitude uh, to Mr. Massimo Russo, Mr. Miguel Madrid, Mr. Roberto Bernabò, Mr. Marco Pratellesi, and the professor. Andrew De DeVigal, which is coming now, he is from University of Oregon. I would say that he's not coming from Oregon now, but uh, I think is now closing uh, a different uh, panel, uh, very close to here. So thank you very much for being here, and uh, let's make everyone a great job. Bene, grazie Alessandro. Buongiorno a tutti. Io sono Roberto Bernabò, appunto, vice direttore del, del Sole 24 ore, eh, con, eh, dove mi occupo appunto dello sviluppo digitale del Sole. Qui con me eh, Massimo Russo, che è il direttore della divisione digitale del Gedi, gruppo editoriale che unisce oggi Repubblica, la Stampa e una catena importantissima di giornali locali. Eh, Miguel Madrid Cruz, il direttore digitale dell'innovazione del gruppo Enneo Spagnolo e alla, alla mia sinistra Marco Pratellesi, condirettore dell'agenzia ACI. Tra poco, appunto, come annunciava Alessandro, ci raggiungerà Andrew De Vigal, che è eh, già eh, capo del... Del, del team multimedia al, al New York Times e che oggi è professore di, di Journalism Innovation all'Università dell'Oregon. Dell Il titolo, come diceva Alessandro, è solo apparentemente provocatorio eh, a mio avviso ehm, perché eh, il, eh, il giornalismo moderno è sempre stato un giornalismo, eh, un giornalismo che è nato attraverso la tecnologia, eh, ma nel, una tecnologia vissuta no, fondamentalmente come uno strumento. Negli ultimi, negli ultimi anni tutto questo è profondamente eh, cambiato. Il eh, produrre. Diciamo, contenuti e tecnologia, sempre più hanno teso a, eh, diciamo, a correre sullo stesso binario e a imporre alle aziende editoriali, e poi vedremo se, se in Italia in particolare ci sono riuscite o no a concepirsi non solo come aziende che producono contenuto, ma anche come aziende di tecnologia. Devo dire che qua vedo davanti a me Mario Tedeschini Lalli, col quale ho avuto la fortuna di... Lavorare per tanto tempo e questo è stato uno dei concetti no, che ha sempre cercato di, di ripetere a tutti, spesso direi anche un po' inascoltato per lungo tempo in questo Paese. E quindi oggi credo che questa, questa rottura tra, tra tecnologia e contenuto, cioè no, questa, rottura, questa totale integrazione che ci porta eh, 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 sia sempre più significativa e sempre più evidente anche in questo festival ho visto ieri eh, i temi fondamentali sono intelligenza artificiale machine learning ma pensiamo a tutto il trend della voce che sta in questo momento anche in Italia eh, prendendo forza con l'arrivo sul mercato di google home è evidente che l'impatto della tecnologia sui contenuti è Fondamentale quindi la costruzione dei contenuti è una costruzione che passa attraverso la tecnologia con le implicazioni che ha nell nella cultura delle redazioni nell'organizzazione delle aziende. Allora io partirei con Massimo Russo, che non me ne voglia eh, Marco Pratellesi, che devo dire rappresenta in realtà l'AGI in questo anno un elemento di, no, di grande innovazione, ma il gruppo espresso eh, oggi Gedi, indubbiamente è, e non lo dico e diciamo, abbiamo lavorato tutti. e poi ci abbiamo lavorato tutti, <ride> e quindi abbiamo lì un pezzo importante di cuore, ma insomma, oggettivamente ha rappresentato in questi anni in Italia il punto più avanzato di, di innovazione. E quindi vorrei chiederti, ecco, è una provocazione quella di Alessandro eh, o no? E, e quali prospettive vedi oggi in questo momento appunto importante di fortissimi cambiamenti? Grazie Roberto e buongiorno a tutti. Il fatto che tutti o molti di quelli che sono in questa stanza in qualche periodo della loro vita, almeno sopra una certa età, abbiano lavorato con qualcuno che in questa stanza la dice lunga forse sulla ristrettezza di questo mondo nel nostro paese, sul fatto che forse saremo pronti per fare tutti quanti qualcos'altro. Ehm, non è una provocazione, anzi io ho tolto anche il punto di domanda sì. che c'è nel titolo del nostro, nel nostro panel e, e in queste poche slide che ho preparato per ragionare con voi, per portarvi qualche esempio, eh, dico che la tecnologia è contenuto, eh, lo è ovviamente in tutti i campi di cui ha parlato prima Roberto, dal, dal machine learning all'intelligenza artificiale, alla distribuzione fuori dai siti dei nostri contenuti, al data journalism, all'interattività nel multimedia, eh, lo è in questi quattro casi, anzi cinque casi che... Ci ho portato qui stamattina per uh, dare anche un po' una, una scintilla poi alla, alla nostra uh, discussione e, e uh, paragonare poi i diversi pareri, vedere com come i diversi gruppi, diverse esperienze si, si intersecano, si, si mescolano e si integrano tra di loro. Um, la prima cosa, la, la, il primo concetto è che appunto la tecnologia nel giornalismo è contenuto. E, um, come la, la strinsechiamo. Ehm, L'esempio che vi ho portato riguardo a questo riguarda la nostra esperienza eh, partita mh, non molti mesi fa, alla fine dell'anno, con eh, un prodotto premium a pagamento. Eh, il gruppo Gedi in Italia edita eh, La Repubblica e La Stampa, 13 giornali locali, 3 radio eh, nazionali e un, e un po' di periodici. Eh, ma no, sui modelli del digitale a pagamento non avevamo granché eh, soprattutto non avevamo dei prodotti totalmente digitali abbiamo pensato che per lanciare un prodotto totalmente digitale fosse necessario anche utilizzare un formato di tecnologia totalmente innovativo eh, questo formato eh, si chiama PWA cioè Progressive Web App eh, siamo stati tra i primi a utilizzarlo al mondo con dei framework che erano ancora in via di sviluppo, e beh, questo che vi faccio vedere ora è quel che è successo un paio di mesi fa alla conferenza internazionale ad Amsterdam di AMP, uno dei formati uh, per il mobile, per i telefonini che stanno sotto le progressive web app, che sostanzialmente altro che non sono se non siti che si comportano come se fossero delle applicazioni. Il mio nome è Eric. As we mentioned, and I'm going to be joined by some other folks here to talk about progressive web apps. This is keynote and of della and AMP Conference. I'm to tell you about. So, here is a modern website that you see up here. Conference come, it's come caso di and the application well-designed, interactive, and engaging—all the things that a modern website should be. And in fact, it's very engaging. Uh, users spend 40% more time on this premium site than compared to the sort of free equivalent on the same domain, and it's also made with AMP and PWA, which means that users are spending 40% more time on on the PWA and AMP combination than the sort of standard HTML combination. It's hard to ascribe exactly what percentage you're getting. From uh, the different content, uh, or whether it's the implementation or the type of content on there, but this sort of PWA and AMP combination, this type of engagement uh, boost is exactly what you would expect from uh, progressive web apps and AMP combined, this kind of boost. So... A parte la soddisfazione personale di tutte le persone che ci hanno lavorato, ovviamente, internamente da noi, uh, di, di vedere questo. Questo um, sforzo riconosciuto poi in una sede così importante, il punto chiave era proprio quello che veniva sottolineato, cioè ehm, questo sito rispetto ai nostri siti um, free, gratis, ha il 40% più di engagement, certo questo è dovuto e eh, eh, ne sono fermamente convinto alla qualità del giornalismo che c'è dentro, ma se quel giornalismo non fosse accoppiato a una tecnologia innovativa che permette di fruire degli audio, che permette di fruire dei contenuti anche quando si è offline, eh, che dà una fluidità all'utilizzo all dell'app ehm, molto forte, questo non sarebbe stato possibile. Il secondo, secondo punto è che la, la, la tecnologia... Nel, Nell'informare, nel permeare il contenuto ci spinge a innovare di continuo. E questa è un'altra cosa, un cosa che mi piace molto perché è un po' guardare sotto il cofano ehm, eh, ad aspetti che, che poi mh, dai, giornalisticamente vengono spesso ritenuti poco rilevanti. Quando io ero alla stampa e eh, facevo il condirettore qualche anno fa, eh, facemmo un sondaggio tra, i, tra gli utenti del nostro sito eh, per sapere forse c'è qualcuno che se lo ricorda, per sapere quali fossero gli elementi che davano loro maggior fiducia eh, quando visitavano dei siti di informazione. Eh, sorprendentemente e, eh, uno degli elementi che ottenne più favore fu eh, la velocità con la quale si caricavano le pagine, cioè la velocità con la quale si caricano le pagine eh, veniva percepita come un elemento non solo chiave dell'esperienza, ma come un elemento di fiducia. E allora quando l'anno scorso abbiamo rifatto l'home page di Repubblica.it ci siamo detti beh, questa cosa è importante anche perché ora ci mh, paragoniamo con AMP, con Instant Article, tutte cose che hanno una velocità di caricamento sui telefoni molto forte. E quindi abbiamo preso come imperativo quello di portare il caricamento della homepage a tempi comparabili con queste esperienze istantanee. Beh, la curva rossa che vedete sotto era la pagina come si caricava prima, nelle ascisse abbiamo il tempo, nelle ordinate abbiamo il, la percentuale di persone che vede la, la pagina, e era l'1% in due secondi, cioè l'1% di, di utenti vedeva la pagina entro due secondi e poi via via si caricava per tutti gli altri, questo tempo è diventato... Di due, meno di due secondi per un terzo degli utenti e dentro quattro secondi la vendono sostanzialmente tutti. Ecco, questo è un, un caso secondo me molto rivela, rilevante in cui la, te, la tecnologia diventa esperienza dell'utente e, 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 e migliora il contenuto. E, ops. e questo, questo senso di fiducia poi ti viene ripagato. Ehm, perché l'esperienza fa sì che, oltre alla qualità del giornalismo che tu sei in grado di mettere in campo, mh, le persone scelgano te. Questo è quel che è successo: quel grafico che vedete a destra è quel che è successo durante le ultime elezioni, il 4 marzo eh, in, in Italia. E noi abbiamo avuto 12,7 milioni di utenti, un, un numero insensato eh, rispetto a solo quello che pensavamo fosse possibile qualche anno fa. A tratti abbiamo avuto un consumo di banda superiore di una decina di volte a quello che British Telecom ha come picco in Italia, quindi abbiamo fornito eh, risposta più richiesta di, ma, a 10 volte la richiesta di banda di British Telecom in Italia, eh, con eh, appunto 12,7 milioni di utenti. Che vuol dire che più di un italiano su tre di, di coloro che quel giorno ha toccato internet era su Repubblica.it. Eh, e 2 milioni e mezzo di streaming solo sul sito, poi altrettanti con la distribuzione off-site. E questo ancora una volta a, a sottolineare il fatto che l'esperienza utente diventa fiducia e, e questo poi eh, è un elemento abilitante straordinario, diventa un elemento inscindibile con, con il giornalismo. Questo so di toccare un esempio che a Roberto fa male, perché questo, e lo faccio apposta perché... Buongiorno, eh, ehm, lui fino a qualche mese fa lavorava con noi, è un progetto che è partito con lui, al quale lui è particolarmente affezionato, lo devo punire per averci lasciato e quindi l'ho incluso a forza nelle slide che eh, vi ho portato questa mattina. E, e in realtà questo è un altro esempio straordinario di come la tecnologia in questo caso la tecnologia del piattaforma, la tecnologia che diventa community, la tecnologia dei gruppi, abiliti il giornale locale a tornare ad essere un elemento centrale della comunità. Abbiamo, noi abbiamo molti giornali locali, sono un, una delle chiavi del, del successo, del fatto che il gruppo Gedi è ancora un gruppo eh, che gra, grazie a Dio sta con profitto sul, sul mercato dell'editoria, non, non è così comune... Ci con, consente poi di essere indipendenti e, e forti. E, in uno di questi, che si chiama Il Messaggero Veneto, siamo partiti con questo ehm, esperimento che del noi Messaggero Veneto. Eh, il messaggero Veneto è il quotidiano di una città di Udine che vende all'incirca 30.000 copie. E, ebbene, in pochi mesi abbiamo 37.000 registrati eh, alla piattaforma. Eh, Molti di questi stanno cominciando a pagare, viaggiano sotto login ogni giorno, il giornale è tornato a essere al centro della comunità, abilitato dalla tecnologia e ciò che è state of the art poi diventa estremamente analogico e antico perché l'espressione più forte di, di tutto ciò sono gli incontri, gli incontri che vengono fatti oramai a decine ogni settimana in redazione, il caffè col direttore, quello che vedete in questa foto qui è, un, è una visita delle persone la sera, la sera al printing plant, alle, 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 alle rotative eh, oppure de, degli eventi culturali, ecco, tutto questo attraverso una piattaforma tecnologica che ha aiutato il giornale che sicuramente ha questo DNA forte perché nulla sostituirà la relazione che tu hai però ci sono delle cose che possono abilitarla e renderla ancora più, più forte, più stretta l'ultimo esempio che vi ho portato invece è un esempio che riguarda lo storytelling e su questo dagli interattivi al multimedia al data journalism abbiamo visto moltissime cose in questi anni eh, una delle cose che abbiamo cominciato a fare un paio di anni fa è stato pensiamo di utilizzare i telefonini eh, per raccontare, tutti, molti di voi lo stanno facendo anche adesso, guardano i loro telefoni o stanno riprendendo quello che succede, siamo in live streaming, ebbene abbiamo detto, beh, tutta questa forza che esiste diffusa deve trovare una, una sua utilizzo anche all'interno del giornalismo. L'abbiamo fatto e qui vi ho portato alcuni eh, momenti di questo primo test che due anni fa è diventato una web series eh, partendo da un'idea molto semplice. Eh, il Mediterraneo è, stava diventando sempre di più un crocevia di migrazioni, eh, i migranti hanno i telefoni, li usano soprattutto per vedere i, i punti, i luoghi di sbarco, hanno dei gruppi dove, che veng vengono utilizzati per suggerire le rotte migliori, i posti dove fermarsi, eccetera, eccetera, e durante questo viaggio a loro volta fanno delle riprese. Ebbene, siamo andati nei centri eh, di soggiorno e di identificazione, abbiamo chiesto loro le loro riprese, abbiamo avuto ore e ore, decine di ore, di, di riprese grezze, dalle quali è venuta una prima webserie che è uscita circa due anni fa, che si chiamava Come è profondo il mare, e questo poi ha aperto e abilitato un lavoro eh, che è diventato una serie di documentari, molti dei quali sono andati in televisione su Sky sulla Rai, e uno dei quali presentiamo qui stasera, che è il documentario su Daphne Caruana Galizia, una giornalista maltese uccisa da un'autobomba lo scorso ottobre. Quelle che vi ho portato qui un minuto proprio, sono alcune delle riprese grezze eh, dietro le quali, attenzione, il giornalismo c'è ed è fondamentale, perché poi si tratta di guardare ore di girato e di capire, ricostruire le storie, le testimonianze. Eh, capire cosa c'è dietro, eh, collegare i vari punti, renderli coerenti e, e tutto questo eh, è quel che siamo riusciti a fare prendendo appunto le loro immagini, corredandole con l'audio d'ambiente, principalmente le telefonate di richieste d'aiuto tra loro e la guardia costiera e da questo dalla iniziale raccolta di tutto questo materiale poi è venuto fuori grazie al lavoro straordinario di alcune persone che da anni si dedicano a questo, uno di questo si chiama Fabrizio Gatti, un documentario, un unico destino, che è uscito eh, alla fine dell'anno scorso e ehm, ha avuto un'accoglienza molto, molto importante. E quindi ancora una volta, al di là del data journalism, al di là dell'interattività, dell al di là dei multimedia, eh, il, il giornalismo è viene abilitato nella tecno dalla tecnologia nel senso che diventa possibile mettere la camera e l'occhio di tutti noi anche in luoghi dove solitamente noi non, non arriveremo, non arriveremo in alcun modo e, e darci delle prospettive, la prospettiva degli ultimi per esempio in questo caso, eh, che, che altrimenti sarebbe, sarebbe molto difficile avere. Bene, grazie Massimo. Io passerei adesso a, a Michel, così eh, facciamo un po' di Italia, Spagna, poi torniamo all'Italia. In Italia. Intanto ringrazio Andrew De Vega che è arrivato dal, dall'altro panel a cui partecipava. Eh, il gruppo per cui lavora eh, Michel eh, ha tra l'altro una divisione tecnologica importantissima che non è impegnata solo sui media ma su molti fronti, ma che è fatta da... 500 persone credo che lavorino. E quindi mi interessava capire anche diciamo, se anche tu togli il punto interrogativo, sei d'accordo, credo siamo tutti d'accordo qua che il contenuto è tecnologia, ma come nel, nel tuo gruppo questo si, si traduce anche in termini di organizzazione? Perché per esempio il gruppo eh, Gedi per, per come lo conosco, insomma, ha una capacità. Molto interna e anche autonoma di sviluppare no, questa relazione tecnologia- contenuti, eh, la, 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 web, eh, la web app, eh, è un prodotto interno della loro forza di, di sviluppo tecnologico. Che, che hanno su altre cose, chiaramente eh, si avvalgono no, di, di rapporti e di relazioni con altre eh, società esterne. Massimo lo diceva nella produzione dei video, cioè, le, le nostre lunghe storie video. Ecco voi. Diciamo, come vedi diciamo, la connessione e qual è il vostro modello di organizzazione. Okay. Uh, sorry for not in Italian. Uh, I understand. perché Italian. I made we it's similar but I like, uh, 20 years ago and I pensato I uh, thinking that I I spoke Spanish with Italian accent which was uh, absolutely ridiculous. So I I decided Um, yes. Just uh, yes to explain for the audience, uh, those who don't know my group, I know it's a, a group of. It uh, was originally a, a local newspaper based in Zaragoza, which is just uh, yes in the middle between Madrid and Barcelona, in the north of Spain. Um, we have grown a lot in the last ten years. Uh, we acquired 20 Minutes, which is the, the, the free newspaper brand. And uh, we also own a, a broadcasting um, unit with five hundred people working for traditional broadcasting i, I mean they are not, we are not yet quite digital on that uh, we are trying um, and uh, like uh, five years ago yes in, in no, six years ago in uh, two thousand and twelve uh, we saw that we needed uh, to 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 focus on on technology and and the way we we we, we foresee that is, uh, we really think that uh, tech, uh, well, we, we, we do content. Uh, our family of editors, the, the owners of my group, are the fifth generations of the, um, of the people who founded uh, Heraldo de Aragón in 1895. So uh, editing is really in, on the heart of, of the business. Uh, but we, we, we saw as well that uh, uh, technology, we cannot do content without uh, technology. Uh, we had another constraint that it 's uh, well, financial and, and all the situation of the of the groups uh, uh, we started to create a diversification policy uh, of the business and, and it 's what we call uh, uh, related uh, diversification that related to our business to to, to the editing business so uh, what we did was to merge our uh, IT department with uh, two uh, local um, um, consultants, it consultants, uh, companies, and then Iberus, which is the, the, the group was born. now we have around 800 and, uh, people working on, on this uh, uh, consultant. it's one big company. and uh, what we do is, uh, it's, uh, i think it's the good approach, and uh, it also gives us some problems. Uh, i try to, to, to explain. Uh, it's a good approach because uh, uh, technology is quite deep on the, on the heart of the EDITIM uh, company. For example, we have acquired inside Iberus um, um, BI company, Business Intelligence, uh, one company uh, uh, specialized on big data. Uh, we are doing uh, efforts on digital uh, TV and, and kind of uh, broadcasting on, on native. Uh, but the, the heart of the business is uh, not to serve uh, the group uh, media, but they have to be profitable outside uh, the group. Um, so they give service to, to more people. this is really good because we acquire uh, knowledge from, from the market and, and we have people who really knows how to do it. so we can uh, go faster on our developments. But at the same time uh, our problem is uh, that uh, now technology is a boom everybody wants people expert on uh, big data for example and uh, the internal prices are not the same than external prices so in some occasions uh, 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 they don't have the, the, the willingness to, to work with, with us because they Earn more money outside, no? so, so we are balancing mm -hmm. uh, or try to balance uh, the, uh, the, the accounts yeah. of them. One of the things that we uh, have done on the on the, uh, on the to, to try to to resolve this and, and try to resolve two problems is to break uh, silos. Uh, what we have found, at least in our group, is that. Uh, uh, traditional publishing uh, industry has grown up with uh, silos uh, the charts and the state, uh, the commercials, the editors, uh, the journalists, uh, the financial part. And our approach is that uh, it's impossible to make business uh, or, or to make uh, uh, our function as editors uh, outside the world. If we don't uh, work in a collabor collaborative uh, effort. So, we have put engineers in the, in, the, in the editorial staff. They work hand by hand with uh, journalists. Uh, it's a really nice experience. Uh, at the beginning, it's like a, I don't know if this expression exists in in, Italy or in Italian or in English, but in Spain, it's a, to put an octopus in a garage. So, it's, a, it's, a, it's, it's a quite a mess. They, they, they don't speak the same language. But uh, uh, working together and, and, and try understanding each one business, uh, what we have seen is that little by little everybody starts to 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 communicate between, between them mm -hmm. so it's a, it's, a, it's, a, it's a good way to to, to to do so. So we have uh, put people from Iberus on the editorial staff, also they're working in the, uh, in the ad tech uh, world. Uh, we are doing uh, a lot of projects uh, uh, in joint So we are being able to give uh, quick wins to, the, to, the, to, to everybody. Uh, the projects that i'm more proud uh, about, it's, uh, we, we are focusing now on, on use technology to, to, to stop, uh, to, to finish some uh, automatic uh, stuff or, or some things that really don't create value and are time-consuming for, for the journalists. Uh, I give you an example. Uh, we are working now with uh, image recognition, um, uh, Google technology. So, uh, in some occasions, uh, you know, the, the editor wants uh, to, to look for our president of government uh, photograph. Uh, with technology, we can uh, uh, do searches as uh, "Mariano Rajoy happy," "Mariano Rajoy worried," "Mariano Rajoy with someone people," and they don't need to be tagged. The machine learning and, and all this stuff is doing that effort for the journalists, so they are uh, taking less time to to do their work, and their work is better because uh, the the picture that they are showing in the, in, the, in their story is much more connected with what they thought the story uh, should be. Uh, this is again uh, speaking and, and working inside the newsroom. Uh, and 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 doing things with the journalists the the people from the uh, uh, Big data part of the of the company knows what they need more or, or what can be a quick win for them and using Technology we provide a, a solution which is evolving So it's, a, it's this is one of the of the of the approaches that we are we are we are taking now and And, 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 and we are now uh, trying to sell this uh, Product to other uh, media who can have the same uh, problem that we have. So trying to make, uh, not only to give a solution inside the company, but mm -hmm. to make profit of, of it. Grazie, Miguel. Ci ha offerto un altro punto di vista e, soprattutto, un altro modello no, di organizzazione. E, um, nei giorni scorsi leggevo il rapporto della del Rotary Institute sulle agenzie di stampa in Europa che stanno lavorando su progetti di intelligenza artificiale e tra le grandi agenzie che le uniche che mancano sono quella italiana, l'ANSA e quella del Lussemburgo. Eh, ora non perché Marca è qua, ma oggettivamente invece nell'ultimo anno un'agenzia eh, piccola ma con, eh, anche con delle spalle grosse, ma soprattutto con un progetto importante, con il momento del cambio della, della direzione, con l'arrivo di Riccardo Luna e di Marco Pratellesi, ha eh, diciamo così, ribaltato sinceramente non solo l'immagine, ma proprio la, la qualità del prodotto e le caratteristiche di questa agenzia, e, diciamo, in una logica no, di, di mobile first da una parte ma che tiene insieme appunto contenuto e tecnologia in modo forte. A me ha colpito molto, come credo tutti che hanno seguito il lavoro dell'ACI. diciamo questo passaggio di un, di un lavoro del fact-checking strutturale che ha dato all'agenzia un, un altro significato e dall'altro appunto un approccio alla produzione di, di, di strumenti, tra l'altro voi servendomi di no? credo in relazione con di share in modo, in modo forte. Ecco, quindi ci racconti un po'... Questo dato che ormai il punto interrogativo, tutti l'abbiamo tolto, il vostro approccio a questo tema? Guarda, eh, Roberto, sentite, sì. sì. Eh, come abbiamo detto, ho lavorato al gruppo espresso e in qualche modo sto ancora lavorando per il gruppo Espresso, nel senso che quando sono arrivato in Agi non avevo una grande esperienza, anzi, non avevo alcuna esperienza di agenzia, avevo una normale esperienza di eh, cliente di agenzia. E, e la prima cosa veramente ma, mh, che mi sono posto prima di tutto è stata proprio che cosa serve ai nostri clienti. Noi ovviamente come agenzia è un modello B2B, quindi eh, vendiamo, vendiamo quello che produciamo. E, e, e a questa prima domanda che cosa serve ai nostri clienti mi sono dato tre risposte fondamentali insieme a Riccardo. Qualità la verifica in un mondo dove l'informazione è diventata più che abbondante c'è bisogno di avere dei punti di riferimento certi dove sappiamo che andiamo a prendere qualcosa di verificato da qui è nato subito per esempio l'idea sul notiziario di eh, fare il fact checking fare il fact checking ovviamente per i nostri clienti cioè dare delle informazioni verificate e controllate velocità risparmio costi e risorse, perché questo è il problema eh, che si trovano ad affrontare un po' tutti, tutti i nostri clienti. E come sempre succede, la tecnologia è un po' parte del problema, ma è anche dall'altra la soluzione del problema. E lì siamo andati a vedere la tecnologia. Il primo punto che mi sono detto, ci siamo detti, è... Un punto vecchio ma ancora insuperato. Finché resterà molto più rapido fare un tweet come state facendo voi adesso qua dentro che un take d'agenzia, sarà difficile che l'agenzia del futuro, l'agenzia che vorremmo, possa risolvere il problema della notizia verificata ma anche della velocità. E questa è stata, come dire, la, la riflessione che ci ha, ci ha spinti con determinazione. A sposare l'idea di trasformare completamente l'agenzia in un'agenzia mobile first, forse la prima in Italia. Mobile first che cosa vuol dire? Perché eh, la parola può, dire, può volere dire tante cose, no? mettiamo prima le notizie sul mobile, no, per noi fondamentalmente vol ha voluto dire trasformare, trasportare la newsroom sul mobile, cioè abbandonare un po' il concetto che soprattutto per un'agenzia eh, è vero, che la redazione sta diventando obsoleta da un certo punto di vista. Eh, nelle, nelle redazioni ci sono sempre più giornalisti che filtrano ciò che dichiara Salvini, ciò che dichiara Renzi su Twitter o su Facebook, sempre meno gente fuori. Il risultato è che poi io vedo tutte le agenzie... Il sospiro di qualsiasi politico immediatamente è riportato tale e quale da tutte le agenzie. A sua volta i siti riprendono quello che è tale e quale e così continua fino alla, alla, al giornale sul, del giorno dopo. Ecco, poi in realtà io quando devo dialogare con i miei giornalisti all'interno dell'agenzia uso Whatsapp cioè non è che mi alzo e vado a parlare con le cronache, con gli esteri, dovete fare questo, attenzione alla Siria, stanotte può essere la notte buona, cambiamo i turni, no, uso Whatsapp, dentro l'agenzia. Quindi la verità è che questo strumento, il cellulare, è diventato lo strumento col quale non solo facciamo tutte le cose che abitualmente facciamo, ma lo strumento col quale lavoriamo prevalentemente, lavoriamo prevalentemente col cellulare dentro l'agenzia, con tutti i problemi che abbiamo di risorse eh, giornalistiche. Quindi la, il primo passaggio che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con Discer perché dopo un'analisi un, un ovviamente ho guardato un po' tutte le, le varie proposte, i sistemi editoriali, anche che, con i quali più o meno ho lavorato con tutti perché Discer era appunto al gruppo Espresso, poi gli altri in, in, al Corriere, altri ancora in altre occasioni. Eh, la prima cosa che abbiamo chiesto è trasportare il CMS che utilizzavamo all'interno dell'agenzia su tutti i device a nostra disposizione, quindi principalmente lo smartphone ma anche i tablet e così via. Abbiamo lavorato circa un anno su questo progetto che abbiamo chiamato Agi 4.0 eh, che si è concluso alla fine dell'anno scorso. Oggi i nostri giornalisti hanno Un'app, editor si chiama, con la quale entrano nel sistema editoriale, vedano tutto quello che sta andando sul rullo, pezzi già in rete, pezzi in lavorazione che devono essere ancora approvati, può semplicemente scegliere cronaca, estere, quello che è, pigiare un tasto, dettare il testo direttamente al cellulare, come se uno fosse qui e, e, e stesse facendo la... la, la la cronaca di questo incontro e inviarlo se ha i permessi, perché ovviamente eh, certo. diciamo abbiamo dei criteri per cui i più giovani non possono, devono essere sempre descati da, da un senior. Ma se è un senior, io ne, nel caso fossi qua, potrei dettare quello che sento, vedo e mi sembra interessante e inviarlo direttamente in agenzia. In agenzia vuol dire direttamente sul rullo, mandarlo direttamente ai clienti. Questo ovviamente è un primo passaggio, ce ne potranno essere molti altri, per esempio uno che mi veniva in mente seguendo ora proprio il Festival di Perugia è che potremmo dotare, dotare questa app di un microfono collegato e quindi di poter registrare in tempo reale tutto quello che avviene. Quindi poter avere alla fine di un'ora di dibattito tutte le dichiarazioni precise e poter poi eventualmente lavorare su quelle per un, per un ulteriore pezzo, raffinando ovviamente tagliando e intervenendo non è finita perché quindi abbiamo messo i nostri giornalisti in condizione di mandare una breaking news come si manda un tweet rimaneva la parte dei clienti e lì abbiamo costruito un'app parallela, uguale ma ovviamente con funzionalità leggermente diverse che si chiama Agimobile che avrete visto al nostro, alla nostra newsroom qui al Brufani, potete scaricare. Chiunque può scaricare per due mesi gratuitamente per testarla. E in sostanza, che cosa fa questa app? Permette ai nostri clienti di ricevere sul cellulare il notiziario, ha un sistema di alert per cui può personalizzare il tipo di eh, notizie alle quali è interessato. Un collega dell'economia avrà. Determinate keywords e seguirà determinate cose, il collega degli esteri e altre, non solo riceverà quindi gli alert ogni volta che noi mandiamo un take su quella notizia, ma ha un tasto più che gli permette di editare quella notizia, quindi il collega ovunque si trovi in tempo reale riceve la notizia. Eh, L'idea era proprio che all'interno della stessa conferenza stampa il giornalista agi che detta invia, via, via i take permetta al collega che sta nella stessa stanza di vedere via, via i titoli. E i take che manda l'AGI e, se ritiene, pigia un tasto, li riunisce tutti, li edita, mette la firma, cambia l'attacco, fa quello che deve fare e lo invia direttamente al sito, alla radio, alla televisione, a quello, a quello eh, al media per il quale lavora. Quindi tutto questo eh, è, fa parte di questo cambiamento tecnologico, non solo ma. Le due app, sia quella interna che quella esterna, permettono anche l'invio di testi, eh, oltre che di testi di video e foto, per cui eh, se uno è qua e fa anche delle foto può mandare un testo completo correlato di foto e video al proprio giornale. Eh, ed è quindi, come dire, eh, l'idea che poi come sempre si parte da... da da una necessità si comincia a sviluppare e poi andando avanti pian piano ampli i contorni di quello che stai facendo. E, e quello che grazie appunto anche all'incontro con Discera e al lavoro abbiamo fatto insieme, l'idea che, che veramente ci è sembrata poi il, la chiave di quello che stiamo facendo, la, la, la razio di quello che stiamo facendo e che forse all'inizio non avevamo neanche pensato, pensando di risolvere problemi pratici, è che oggi l'agenzia di stampa ha un ruolo proprio nella misura in cui riesce a vendere contenuti di qualità e verificati insieme alle tecnologie. Cioè noi, diciamo, avendo chiuso questo primo processo interno di sviluppo nel 2017, stiamo affrontando l'idea che AGI debba diventare sempre di più un'agenzia che venderà... In grado di vendere ai propri clienti contenuti ma anche tecnologie che siano la soluzione che permette di, eh, come dire, di facilitare il lavoro eh, di chi? dei nostri abbonati. C'è, ve lo devo dire, anche tutta una riflessione che poi ripeto: le cose andranno via sul fatto che in realtà poi Agi Mobile, questa app, possa invece diventare anche uno strumento non solo legato al nostro modello di business tradizionale. B2B, ma anche in qualche modo B2C, nel senso che potrebbe essere uno strumento utilissimo per i freelance, ovviamente con caratteristiche un po' diverse da quelle per i grandi clienti, ma per esempio pensate ai tanti freelance che sono sempre più nel mondo del giornalismo, eh, alla possibilità di avere un'app che gli consente di sapere che cosa succede in tempo reale, di lavorare in tempo reale e di editare, sicuramente è un aiuto eh, importante. Okay. Grazie, Grazie Marco. Eh... Se puoi passare il microfono. Allora, coinvolgiamo Andrew al quale io eh, chiederei, diciamo, qua abbiamo un po' raccontato le, mh, tre esperienze di gruppi editoriali, due italiani e uno eh, spagnolo, diciamo, di come la tecnologia sta entrando o è entrata già insomma, abbondantemente nelle redazioni. Sta Diciamo, modifica il, la possibilità di produrre contenuti ma anche l'organizzazione del lavoro. Ecco, per spingerci un po' avanti, guardare un po' più lontano, ehm, ecco, vorrei chiederti che cosa, eh, quali sono le sfide che stanno davanti ai, ai media diciamo, con la, i grandi cambiamenti e le grandi opportunità dell'innovazione che in questo momento abbiamo davanti a noi grazie così questo ci consente poi un secondo giro veloce diciamo prendendo anche i tuoi spunti di riflessione sure. Thank you. <clears throat> grazie massimo um, I also want to apologize for coming in late. I came from another session and another panel immediately after this on engaged journalism, which is in context to what I want to talk about a little bit this morning. Um, you know, I, I really appreciated the invitation to talk about content as a matter of technology because it, it kind of flagged for me a big question like, really? Um, because I, I really wanted to engage in this conversation because i really do believe that there are opportunities for technology to help um, engage with our communities to help better tell the stories with our communities so before i joined the university of oregon i actually was the multimedia editor at the new york times for eight years where i ran the multimedia department and engaged with technologists designers multimedia journalists um, and to really think about how do we help uh, uh, tell the story um, of our communities through the New York Times platform. For, so, for years, my, my career has really been focused on how do we engage with content on the screen to help better understand and sort that information. But as I transitioned away from the New York Times and I started thinking more about how stories, help to influence the technology. It really is really thinking about how do we gather as a community and really f understand what the community needs are um, in, the, in the form we're telling stories. So this, this, this um, the element that I really want to emphasize in dealing with technology is how do we use technology with an equity lens. In other words, a lens that allow people to have a, a common platform right, to be able to be able to hear from those who typically are not heard in, in the stories that we tell of them. So in addition to uh, my joining the University of Oregon, I also started a company called A Fourth Act. So our Twitter file is at at, at Fourth Act. And, and it helps me think about um, tools that we can help to engage with our communities. One of the tools that we developed was called Harvest. And as you can see from the tagline, Harvest is a, is a tool to visualize the knowledge um, we harvest from an engaged community. So, with this tool, and it's really used with a documentary film, it allows us to answer the three questions Who's sitting in the room? When are they moved in the stories that we tell? At what point? And what expertise do they offer? Uh, to, this, to, the, to the issue being presented on screen. So, for example, um, to answer, the, we built a mobile web app, and it, I really appreciated the colleagues uh, talking about being mobile first. I'm also intrigued by being community first, and I'm thinking about with this mobile web app, we can ask the question, "Who's sitting in the, in the room?" We have another form that allows people uh, to answer who is. This was an example based on a, on a documentary film on black, black achievement gap in education. A third component of the mobile web app is when in the film are they moved to react. So, there's, uh, usually there's a video on this, but I can just share with you that what typically happens in the mobile web app is that we ask you to do two things as you're watching the film. We ask you to swipe up whenever you feel motivated to act, or swipe down whenever you feel powerless. So, those are two gestures as you're watching the film. And then we also allow you to share your knowledge to, the, to, um, to what knowledge you bring to this community on this issue that we have. So, this is an example of that. So, one of the films that we engaged with was, uh, was looking at domestic minor sex trafficking that, that was, that's rampant in the West Coast in the United States. And it was a film by Tim Matsui called Living the Life, and it's a multi platform initiative. And this is the visualization that comes out after the audience builds and engages with the film. So, usually, this is an interactive uh, visualization, but unfortunately, we're not showing the video, we're just showing a screen grab. What you can see from the visualization is, and we present this immediately after, after the film to help facilitate a conversation with the audience. With the filmmakers on the issue that's being presented on the film. Again, this issue was on domestic minor sex trafficking. And you can see from the, the, the peaks and valleys of the visualization is anytime anybody swiped up, that's, that's illustrated by the things up on top of the horizontal line. Anytime people swipe down, that's the, that's the valleys or the peaks that you go down from the horizontal line. So immediately you can kind of recognize when in the film. People felt motivated to act, that they want to do something with this film. Or in the part of the film, you can also recognize when people feel helpless. Like there is a problem here, and we as a community can help resolve it. So to me, this is, uh, and also as you scroll down, you can also notice that there's a thumbnail of that film so that you can kind of get a reference of what's happening in this, at that point. So, an example or an outcome or a takeaway from this kind of engagement is we purposefully invited um, law enforcement or police officers, as well as service providers around this issue of prostitution um, on this film. And we can also sort the visualization based on how people recognize their role in the community. So, you can see how on the left chart, this part of the film, no, none of the law, of, law enforcement officers or detectives reacted to that part of the film. But we can see on the right side that the service providers, the, the, the people who are working at addressing the issue of prostitution, had a, had a strong reaction, like they had a solution. And it turned out that at this part of the film, we recognized that it was, it was a point where the law enforcement was towering over the victims of prostitution. And they wanted to have a solution towards that you do not create a posture of people standing up. When you're talking to a victim, it's better to be at the same level, so sit down, right? So, already by, by being able to illustrate these kinds of engagement during a film, we're really listening to our community, we're listening to our audience to help influence content, to help influence our story, and we're using technology to do that. So, a facilitator for that particular um, engagement really talked about how by using the tool of harvest by using storytelling and by using community engagement we can really quickly address the issues that we're presenting as journalists um, uh, to, the, to the issue that we want to face so how can we find solutions together with our communities with and as a storytellers um, in addition to these kind of visualization this tool can also be used not only in, in documentary films or time-based media it can also be done in panels such as this. So imagine if um, you can, with your mobile web app, respond up or down to sort of agree or disagree with what you're hearing on a panel. Wouldn't that be great to be able to visualize that pond? So the screen on the left side, you can kind of get a real time reaction of how people are reacting to what is being said on stage. I think that would be a great um, opportunity to, again, listen to the expertise that's sitting in this room. And uh, so that's my quick review of, of Harvest. And my point being is that um, I am drawn to tools and technology that help empower the expertise in the room and the expertise of our communities to help build a much healthier information ecosystem for the communities we cover. Grazie Andrew che ci ha messo first diciamo davanti a noi anche se il tema ma c'è cioè, anche un approccio tecnologico a come affrontarlo abbiamo un quarto d'ora credo ci siano sicuramente domande dal pubblico se qualcuno ha una domanda cominciamo oppure no stanno come dire riflettendo eh, massimo vorrei per perciò... <ride> <ride> esatto, no. eh, vorrei chiederti. Eh, appunto, anche alla luce delle, degli spunti di Andrew, eh, a tuo avviso, diciamo, i, i prossimi. Tu hai raccontato cosa state facendo. Ecco, ma a, a cosa stai guardando oltre in questo rapporto contenuti tecnologia? Quali pensi siano le sfide più importanti che abbiamo davanti? Ma io, io come, come qualcuno di voi sa perché ci conosciamo da tempo, sono abbastanza ossessionato dai numeri, sono un po' nerd e, e questo mi ha dato diversi problemi quando facevo il giornalista perché non ero abbastanza eh, giornalista, e, e me ne dà ora perché non so abbastanza i numeri e, sono, e sono, ho questo passato da giornalista che non è sempre visto bene. Ehm, e mentre eh, Andrew De Vigal ci mostrava la sua. App, eh, eh, pensavo a una cosa a cui sto pensando molto in questi giorni, che sono i KPI, no? I, i, i Key Performance Indicator, cioè quali sono le cose veramente importanti a cui guardare. E allora sicuramente essere capaci di, di raccogliere in tempo reale un feedback è una cosa fondamentale. Io, ne, nella, nel posto dove lavoro, ho diversi monitor in cui ruotano in continuazione. KPI, CrowdTangle, ChartBit, eh, i, i, i real-time uh, um, analytics dei de siti, eccetera, eccetera. Eh, e però da un po' di tempo, da un paio d'anni a questa parte, eh, mi sono reso conto che quella roba lì è insufficiente. Allora, ultimamente mi sono appassionato molto a al fatto di provare ad andare oltre il volume, oltre, oltre la pura quantità. E, da quando abbiamo lanciato questo prodotto a pagamento e altri prodotti a pagamento che stiamo lanciando in questi mesi, eh, ho detto beh, ma proviamo a essere ottimizzati non solo sulle quantità, ma anche su dei parametri che ci dimostrino eh, il gradimento diciamo, un vecchio indice qualitativo no? non solo l'indice Auditel ma quello che c'era una volta ai tempi della vecchia tv in bianco e nero che era un indice qualitativo delle, delle trasmissioni e allora abbiamo messo in piedi tutta una serie di indicatori tecnologici che servono a darci queste, queste uh, uh, insight uno dei quali per esempio è eh, il numero di conversioni cioè quanti abbonamenti nascono dall'incontro tra un lettore e un pezzo eh, che è stato scritto in redazione? E questo è sicuramente un KPI diverso da quanti click fa un pezzo. Ci possono essere eh, pezzi che hanno grandissima fortuna anche sui social, eccetera, eccetera, ma che non spingono nessuno ad abbonarsi, invece, dei pezzi che sono letti da molti meno persone. E poi nel lungo periodo magari restano evergreen, ce ne sono un paio, oppure ce ne sono alcuni, io li chiamo zombie stories, cioè le storie che si riaffacciano dopo tempo improvvisamente perché sono tornati in attualità i temi e, e spingono di nuovo le persone ad, ad abbonarsi. E questa è una cosa importante che, che, che mi piace, e tanto che stiamo lavorando a un indicatore, un indice, da associare ad ogni pezzo che sia una somma di diversi indicatori quantitativi, qualitativi di conversione e l'altro giorno ero, ero all'estero e parlavo con altri editori e uno di questi mi diceva What are you optimized for? Per cosa sei davvero ottimizzato alla fine? No? Qual è la cosa più importante che guardi? E, e, la, e la vera risposta da dare è che dovremmo essere tutti ottimizzati per la fiducia, no? per, per riuscire a rendere più forte ogni giorno questo rapporto. Ecco, la cosa che mi piace pensare è che un giorno, da tutte queste elucubrazioni e lavoro con gli ingegneri e, e le persone che stanno in redazione, riusciremo a trovare un sacro graal di un numero che ci dia l'ottimizzazione per il trust, per la fiducia, è quello a cui stiamo lavorando adesso. Grazie. Eh, Manuel, ehm, vabbè, Michele, a parte la stessa domanda un po', ma chiederti anche eh, diciamo, l'intelligenza artificiale nel, nel, nel vostro approccio oggi di sviluppo tecnologico, quanto, quanto ci state investendo e in che direzione? We are investing, uh, uh... I think heavily we we, we have acquired one, one company based on on big data and with experts on, on machine learning. Um, our approach uh, here is uh, uh, try to, to 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 go really deep on on uh, personalization. Personalization can be uh, our, our approach there. It's uh, trying to figure out uh, what we can suggest to a certain amount uh, of groups. So we are. Uh, going down uh, in the um, in the figures, uh, we, we are focusing on loyals. Uh, you know that everybody has, a, I don't know, a quantity has been quite important in the in the last years. So I, I think we far, far, far uh, uh, move into quality. And in my opinion, uh, this session is quite a focus. It's technology, but it's content. Yeah. And normally, quality is uh, related to, go, to good content. Uh, we are, we are uh, trying to go deeper on the, on the loyal segments because uh, what's loyal for for, for, for instance, it's people who spend more than any uh, 20 minutes on your site or who comes every day or who comes. that are, are, are quantitative uh, numbers. so we, we are uh, doing a clustering uh, on the cluster of uh, loyals. and what we have found is that uh, you, you can have uh, another 20. Uh, loyal clusters that are uh, attracted by a kind of contents that are different in each uh, cluster. For example, in our case, in local, we have loyal people who only come for uh, football team, local football team uh, kind of uh, uh, news. Or you have a, a group which is uh, heavily interested in, in accidents, uh, traffic, uh, or, or, or whatever. You have also uh, people from politics. So we are uh, starting to think. How we can use uh, the, the, the data of the user, what they are consuming in real time, to try to give them uh, the, the, the correct uh, uh, a piece of information in the correct time, in the correct device. Uh, and uh, for that we are using uh, kind of elements of uh, machine learning, uh, in, in, uh, artificial intelligence. And, and our approach is that probably we have an, an, an a scenario in which we have like a slider to try to fully automatize or give power to the, to the editor to, to decide uh, in which level the, the, the content will be personalized. Uh, uh, I give an example. Uh, well, in Spain, you know, we have this Catalan issue. Um, uh, we had the, the, the biggest peak uh, in the history of media in Spain where, uh, where in, in November, October, November, where, where, where the, the question where, uh, was so big but when you analyze uh, the group of people that were really thinking on those kind of uh, topic was 10% uh, of our audience. Uh, why should not giving them alerts on, on what they have seen? why do don't present them? Mm -hmm. the, why are presenting them the same stuff if they have re uh, already read that? so we are, we are working on, on how to, to be able to know better the user. E presentare le informazioni corrette o le informazioni che fanno meglio per loro, ok. Thank you. Marco, eh, ci sono domande? Ecco, eccolo, eccolo, gli ultimi tre minuti vai velocissimi perché abbiamo cinque minuti. No, avevo ah, aperto le 45 io, quindi una, una ce la fate passare. S abbiamo iniziato in ritardo perché gli altri hanno finito più tardi. Una domanda. Una domanda per lui mi chiedevo se nel porre la scelta del, del pubblico soltanto su gradimento, indice di gradimento su o giù, non si rischia di semplificare eccessivamente il contenuto e quindi polarizzarlo. Grazie, ce n'era l'altra, dai. No. Velocissimo, c'hai un secondo. Vai, un tweet, sì, no, volevo capire eh, da Massimo Russo, e da, da Miguel, in particolare eh, sulle nuove generazioni, come intenderanno voi puntare? Mi sembra che si stia staccando un po' dal, dal rischio di tramutare poi Facebook in un editore, quindi state facendo autoproduzione, eh, state eh, percorrendo altre strade, però non c'è poi il rischio di staccarsi anche dalle nuove generazioni senza okay. percorrere problemi. Non no. era un tweet, eh, però, Andrew, Sir. so yeah um, so thank you for your question yes um, the application can be customized in any form or um, in any way you'd want you can customize the role that people are going to contribute to you can also customize the definitions of what up and down really means um, and also you can also customize the 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 opportunities for people to contribute their thoughts at any point during the film. So yeah, it is completely customizable. Uh, there's only one, there's only two swipes though. It's only up or down. We we've had some requests to do left and right, but um, I think the purpose is it is that we really want people to look up rather than look down on their screen, and that's why we wanted to simplify an up and down swipe. So for sort of like Tinder in a way. Massimo, responding con un tweet alla domanda. Sì. perdendo no, la, la, la relazione Beh, diciamo, Facebook è, è un po' per i nonni ormai no? Oltre, oltre a tutti i problemi in cui non voglio entrare ma, ma noi ci lavoriamo e continuiamo a lavorarci perché come me ci sono molte persone che si affacciano alla terza età e su, su, sulle, mh, i ragazzi più giovani lavoriamo moltissimo con Instagram abbiamo una struttura che si chiama Visual Lab che sperimenta uh, formati di narrazione innovativa e stanno facendo davvero un lavoro che mi piace soprattutto perché mi stupisce ogni tanto guardo le cose che fanno e dico ma guarda che bella cosa vorrei averla fatta io e quindi penso che stiano lavorando bene bene grazie dobbiamo chiudere eh, grazie alessandro di aver organizzato l'incontro e a tutti voi